L'uso delle risorse naturali, quindi dei materiali, delle materie prime, sarà sempre più un fattore sia di competitività economica che di sostenibilità ambientale. Un'economia che si basi sullo spreco delle risorse naturali è insostenibile per l'ambiente ed è troppo costosa economicamente, perché siamo ormai oltre 7 miliardi, consumiamo sempre di più e le risorse diventano sempre più scarse. L'economia circolare è un po' l'uovo di Colombo, è imparare a fare di più e meglio sprecando di meno, quindi utilizzando meno materie prime, mantenendole più a lungo nei prodotti e nei servizi e poi a fine vita riciclandole il più possibile in modo da reinserirle nei cicli produttivi. Per l'industria è una sfida questa, ma è anche un'occasione di innovazione, di nuove attività economiche e anche di maggiore competitività sui mercati. È quella dell'economia circolare, in particolare per l'industria italiana che ha un grande peso manifatturiero, per rinnovarsi, per avere sempre maggiore qualità e competitività.